Benini. Grazie Presidente. Allora, io vorrei concentrarmi un attimo su Follicità Solare per capire, innanzitutto, visti gli ultimi due anni, che se non sbaglio sono tutti e due in perdita, poi mi ha spiegato che forse il 2016 non verrà in perdita, ma sarà una... Comunque l'anno scorso 75.000 euro circa erano di perdita. Diciamo che negli ultimi anni, dal 2008 fino al 2015, su un investimento di 54.990.000 di capitale, un ritorno annuo di media di 50.000 euro con... Sono un po' pochini per una società che il cui costo amministrativo corrisponde all'incirca alla perdita, per cui... Quindi per questo piano straordinario di rilancio della società noi ci piacerebbe avere un qualcosa di tangibile da riuscire a capire se... e riuscire a valutare se è il caso, e magari faccio un suggerimento, se non sia il caso che gli amministratori della società, che ne so, al 30 di settembre venissero in comune a dire ok, il piano sta funzionando, no, il piano non sta funzionando, in modo che nel servizio della pubblica utilità che noi tutti dobbiamo espletare si possano prendere decisioni un po' più a cuore, non dico cuore leggero, ma insomma un po' più precise. Anche perché penso che sia inutile andare avanti se questo piano straordinario non funziona. Se c'è in ottica la fusione con Forlì Mobilità Integrata, ovviamente si possono un po' calmierare quelli che sono i costi amministrativi. Anche perché secondo noi marginare 100.000 euro con il solo servizio di Energy Manager, insomma, deve essere un piano ben fatto, perché se, permettetemi la battuta, se è fatto come il budget dell'impianto termodinamico, forse è meglio che lo controlliamo un po' nel... Quindi mi rilaccio alla richiesta della collega di avere questo piano straordinario di rilancio della società, almeno da poterlo valutare. Ho sentito dire che finora Forlì Città Solare si è sostenuta sugli introiti pervenuti dagli affitti del Palazzo dello SME, poi però ho anche sentito che il Palazzo dello SME è quello che volete vendere, quindi non riesco a capire la logica, no? No, prima io ho sentito che ho scritto così, il Palazzo SME, io ho scritto lo volete vendere, affittare, non vendere. Ok, scusate, mi sono sbagliato io a scrivere. Quindi no, l'unica cosa per quanto riguarda Forlì Città Solare, se si potesse fare questo resoconto a settembre in modo da avere una visione più ampia e se soprattutto si potesse avere il piano di rilancio. Per la fiera di Forlì, anche lì ovviamente la fiera è un servizio probabilmente indispensabile alla nostra collettività, però sono dal 2012 che è praticamente in perdita, c'è stato solo un anno con 2.500 euro di utile, cioè un ente come la fiera, una società SPA come la fiera non dovrebbe avere questi bilanci, cioè qualcosa che non funziona sicuramente. E poi questa mi viene adesso, dopo che ho sentito di Marzocchi, paventare questo accollamento di mutui al comune, cioè io vorrei vederci un po' più chiaro, perché non riesco a capire innanzitutto chi ha preso la decisione, cioè chi sono gli organismi che hanno preso, se è una prospettiva paventata dalla stessa fiera, quindi una proposta fatta al comune in autonomia, o se è una decisione politica, perché se è un indirizzo politico mi piacerebbe che venisse esplicitato chi, come e quando l'ha presa questa motivazione, tenuto conto che comunque la fiera è un asset secondo noi comunque strategico, al di là di altre società frammentate o pseudo società SRL. Quindi magari è una cosa da affrontare a livello politico, spero con la più ampia discussione all'interno di quello che è il consesso politico della città, che è il Consiglio Comunale. Solo per chiarire, perché evidentemente
o non mi sono spiegato bene io, ho detto che questa è l'ipotesi che è stata fatta per poter dare una prospettiva, è stata fatta ovviamente dopo tutta una serie di valutazioni di tipo tecnico, per poter dare una prospettiva alla società che diversamente avrebbe difficoltà alla continuità aziendale. Detto questo, ho anche detto che non c'è un budget della fiera, perché prima bisogna che ci sia la decisione se c'è o no questa prospettiva, e questa la deve prendere ovviamente il comune. Non è stata presa da nessun altro, non può essere presa da nessun altro che non dal Consiglio Comunale. Se questo è uno scenario che si ritiene condivisibile, si tratterà di fare quei passaggi tecnici indispensabili per valutarne la fattibilità da un punto di vista anche formale, con gli aspetti fiscali correlati, tutto quello che è, diciamo, l'insieme degli aspetti tecnici, e poi verrà portata una proposta da approvare al Consiglio Comunale. Questo è il percorso, non può essere altro che questo.